Le nostre uve crescono nutrite dalla brezza del mare Adriatico. E protette dai Monti Gemelli. Così diventano nettare di piacere che conquistano i sensi. Biagi. I veri intenditori non bevono vino, degustano segreti. In un solo colpo la formazione Cremi si ritrova il successo pieno del Bengioco. Erano infatti ben 5 le domeniche che la squadra del Tolentino mancava all'appuntamento con i 3 punti. Nei 90 odierni la truppa di Pussanzini è partita subito forte e concentrata e determinata a far suo l'incontro. Sui 18 giocatori a disposizione del trainer di casa, ben 10 sono under, di cui il promettente Castelli, classe 2000, proveniente direttamente dagli allievi, premiato con l'ingresso nell'ultimo scampolo di gara. Assenti 2 pedine fondamentali di centrocampo, quali Mercurio e Gasparini, oltre al difensore Palazzetti, quest'ultimi 2 appiedati dal giudice sportivo, subito in campo ben 4 under. Sul fronte rosso-blu fermano, invece mister Gianluca Fenucci conferma in blocco la squadra che 8 giorni prima ha impattato 0-0 con la Pergolesi. Primi minuti di gara di marca completamente Cremisi, al secondo minuto da Gobbi a Tizzi, palla per Adami, ben posizionato, che però non c'entra lo specchio della porta ospite. Al 23esimo tocco all'indietro di testa di Ruzier per il compagno Rossi, che colpisce di prima intenzione non centrando però la porta dai padroni di casa. Nella fase centrale della prima frazione di gioco la squadra ospite e attendista sembra comunque chiudere tutti i varchi alla formazione del Tolentino. Al 26esimo apertura di Albanesi per Ruzier, sistemato in area locale, viene murato il giocatore rossoblu, l'azione continua con Lattanzi che però mette sul fondo. 34esimo. In comprensione del reparto arretrato Cremisi, Nicolò si anticipa Ruzier, dà all'indietro al portiere che però non controlla. Alla fine allontana l'insidia ospite il numero 4 Cremisi. A 10 minuti dal termine dei primi 45 minuti di gioco il risultato cambia. Sgroppata sulla sinistra dell'onnipresente capitano Cremisi Ruggeri, conquista il fondo, cross al centro, semi rovesciata di Adami e palla nel 7. Un'azione da manuale riprovata di continuo in allenamento e che quest'oggi ha dato i suoi frutti e ha fatto cambiare il risultato. La risposta ospite non si vede ed anzi il Tolentino al 42esimo di fatto chiude completamente l'incontro al suo favore. Pasticcio di Pulcini poco fuori dall'area in fase di controllo palla, Adami gli ruba la sfera, supera anche il portiere e depone la seconda volta il pallone alle spalle di Giovagnoli. 12esimo sigillo per il Bombord Cremisi, 3 reti nelle ultime 2 gare. Al 7° minuto della ripresa la gara si chiude definitivamente, manovra Cremisi da Mongello per Adami, tocco all'indietro per Romagnoli che addomestica la sfera nuovamente nel sacco grazie anche a una deviazione di un difensore ospite. Un minuto più tardi Albanesi, sistemato sulla sinistra, ci prova con un tiro a giro, il suo diagonale finisce al lato. Al 25esimo invece l'autore delle prime 2 reti dei padroni di casa scatta sul filo del fuorigioco, entra in aria ma Giovagnoli questa volta si salva e si ritrova il pallone tra le mani. Al 28esimo giocata ancora sulla sinistra, Ruggeri lancia per Gobbi che va in aria, cerca l'angolino basso ma va a colpire il palo alla destra appunto del numero 1 della formazione fermana. 3-0 risultato finale per i Cremisi che riescono a guadagnare 2 punti in classifica su Porto d'Ascoli e Biagio Nazzaro e si sistema sul terzo gradino del podio del campionato regionale d'eccellenza Marche.